Ragazzi, ragazzi e soprattutto collezionisti, bentornati sul canale. Oggi è il giorno della settimana in cui andiamo ad aggiornare il nostro raccoglitore perché, ragazzi, ci siamo aperti 4 box e, come promesso, andiamo a vedere a che punto siamo del raccoglitore. Due ce li siamo comprati, due ce li ha inviati gentilmente la Panini per fare un po' di video qui sul canale. Mi raccomando, se ve li siete persi, recuperatelo. Soprattutto se vi piacciono questo tipo di video, quindi non solo spacchettamento, ma anche aggiornamento della raccolta. Vi faccio vedere un po' il mio raccoglitore, a che punto sono, eccetera. Mi raccomando, il like, l'iscrizione che è fondamentale, e magari lasciate un commentino per sapere voi a che punto siete della collezione. Detto questo, il tempo che voi lasciate un bel pollicione in su e io mi metto nella prima pagina e andiamo a vedere a che punto siamo. E quindi, ragazzi, eccoci qui. Ora diamo una veloce carrellata perché mi sono messo in ordine le card mancanti e poi a fine video magari vi scrivo quanti me ne mancano e vi faccio vedere anche quanti doppioni ho trovato. Partiamo dall'Atalanta dove abbiamo un vuoto qui e un altro vuoto qui, quindi dell'Atalanta ci mancano solo due carte. Ovviamente, ragazzi, questo è quello che succede quando si ha la possibilità di spacchettare tanto qui sul canale, ma tranquilli perché io continuerò a spacchettare insieme a voi e vi accompagnerò durante l'anno con questa collezione, quindi i spacchettamenti andranno avanti per tanto, anche se vedete il raccoglitore molto pieno, perché quello che piace a me è soprattutto fare video di spacchettamenti insieme a voi. Il Bologna, vediamo quante ce ne mancano. Anche del Bologna ce ne mancano due, scopriamo se c'è qualche squadra magari che abbiamo finito, perché magari mettendo in ordine non me ne sono reso conto, eh. Vediamo qui del Cagliari, ce ne mancano tre. Del Como, mamma mia, quanto è bello lo stemma del Como, ragazzi. Ce ne mancano tre del Como, quindi mediamente fino a questo momento 2-3 card per squadra. L'Empoli, attenzione, no, ok, ce ne manca una. Quindi all'Empoli ce ne manca una, quindi mediamente siamo sempre sulle due carte. Dalla Fiorentina invece abbiamo 3, 4, 5. Ecco, la Fiorentina invece siamo messi un pochino peggio perché ci mancano 5 carte. Passiamo al Genoa dove ci manca lo stemma, o meglio il logo, però abbiamo il logo Plus. Io, ragazzi, come vi ho fatto vedere, i logo Plus li sto mettendo girati perché hanno la numerazione bis e poi dietro avremo le card con la numerazione bis che usciranno con le Plus da ottobre in poi, ma tranquilli che vi aggiornerò sia qui che su Instagram e quindi poi qui girate avremo tutte le card con la numerazione bis. Quindi per il momento qui abbiamo solo il logo bis, quindi del Genoa ce ne mancano 3, del Verona ce ne mancano 2, 3 e 4, dell'Inter ce ne manca una qui in alto più altre due, quindi anche dell'Inter ce ne mancano 3 e anche in questo caso il logo Plus l'ho messo dietro. Perché, ragazzi, vi ricordo che i Logi Plus esistono solo di 5 squadre e sono le 5 squadre che hanno vinto più scudetti in Serie A. Passando alla Juve, vediamo il logo e il logo Plus che abbiamo. Ce ne manca una qui in alto a fianco a Szczęsny, ce ne manca un'altra qui e un'altra qui. Quindi ci mancano 3 card per quanto riguarda la Juventus. La Lazio, questa pagina è veramente vuota perché ce ne mancano 3, 4 e 5. Più una, 6. Per il momento la Lazio è la squadra che ci mancano più carte. Anche a voi è successa questa cosa? Scrivetela sotto nei commenti, quindi non solo con me ma anche con gli altri collezionisti potete confrontarvi e confrontarci qui sotto nei commenti. E la community, ragazzi, serve dunque anche a questo. 3 carte qua del Lecce più una qua e una qua, quindi sono 5. Per quanto riguarda il Milan abbiamo anche il logo Plus, ce ne mancano 2, 3, 4, quindi del Milan ce ne mancano 4. Passiamo al Monza dove ce ne mancano anche in questo caso 4. Al Napoli ce ne mancano 3 sulla prima pagina e una di qua, quindi 4 anche del Napoli, che peccato che abbia la maglia dello scorso anno. Io spero, anzi quasi sicuramente come lo scorso anno, poi sulle Plus invece ci sarà la maglia aggiornata. Quindi tranquilli amici e tifosi del Napoli, purtroppo dobbiamo aspettare le Plus. Del Parma ce ne mancano due, peccato perché la seconda pagina l'avevamo completa. Della Roma, vediamo un po' della Roma, ragazzi, anche della Roma ce ne mancano tre, quindi siamo sempre sulla media
di 3 card mancanti a squadra. Mamma mia, ragazzi, dopo 4 box. 4 box sono tanti, ragazzi, sono veramente tanti. Del Torino ce ne mancano due, proprio i due portieri. Dell'Udinese ce ne mancano tre, anche in questo caso ci mancano i portieri. Vediamo del Venezia ce ne mancano 4. E passiamo a vedere subito le rare a questo punto. Partiamo dalle Energy, e delle Energy ce ne mancano 3 su questa pagina, 4 su quest'altra pagina. Mamma mia, ma quante carte hanno dedicato a Di Gregorio quest'anno, ragazzi? Veramente, veramente tante. E continuiamo a vedere le Energy. Questa pagina di Energy sicuramente più piena, perché abbiamo un solo vuoto qui. E io vi ricordo, ragazzi, che tra pochissimo, anzi magari già mentre state vedendo questo video sul mio Vinted, ho attivato la possibilità di ordinare le card mancanti. E ragazzi, le sto mettendo ai prezzi più bassi sul mercato, perché le sto mettendo a metà costo dell'ordine mancanti di Panini. E tra l'altro io non vi metto una limitazione sul numero di carte che potete ordinare. Quindi se avete bisogno di carte e volete sostenere me e il canale, mi raccomando, passate sul mio Vinted. Andate su Vinted, scrivete Simone Collector e mi trovate con lo stesso logo, poi lo vedete con i feedback. Insomma, ragazzi, mi avete premiato tante volte, quindi io vi ringrazio, anche perché vi ricordo che ogni volta che qualsiasi centesimo viene speso su quell'account, io li reinvesto tutti solo sul canale, il che significa più video poi per voi. Guanti d'oro e fortezze finite, quindi pagina piena. Per quanto riguarda i diamanti, ci mancano 4 qui, 5, 6 e 7. E ok, quindi 7 diamanti mancanti. Passiamo agli influencer, dove ce ne mancano 3 nella prima pagina, e poi ce ne mancano 3, 4 e 5, quindi in totale. Anche perché, ragazzi, io sono in attesa che arrivi il raccoglitore deluxe, perché non vedo l'ora di farci il video e di commentarlo insieme a voi, perché molti mi state chiedendo se ne vale la pena. Ma ragazzi, prima di giudicarlo lo voglio vedere dal vivo, ed è per questo che l'ho ordinato principalmente per voi, perché non mi faceva impazzire l'idea, però lo voglio vedere dal vivo per commentarlo, magari invece scopriamo che ne vale molto la pena. Per quanto riguarda invece le talento, ce ne manca una, diabolici anche ce ne manca una, e passiamo a vedere quindi le stelle. E passiamo dunque alle stelle, dove mediamente ne ho trovate 5-6 per box, e quindi vediamo a che punto siamo. Sulla prima pagina me ne mancano addirittura 3. Sulla seconda pagina anche me ne mancano 3, quindi per il momento 6. E ok, finiscono qui, quindi ci mancano anche in questo caso 6 stelle. Più o meno 3 card mancanti, quindi per squadra 6 qua per quanto riguarda le stelle. E ragazzi, purtroppo è incredibile quest'anno, sicuramente anche un po' di sfortuna. Su 4 box aperti, ragazzi, un solo top player, o meglio 2 top player. Questo è già stato messo in serie in top loader, perché se lo ordinate su Vinted, ragazzi, queste più rare, queste più importanti, ve le spedisco così proprio in sleeve e top loader. Quindi questa è doppiona, già l'ho messa qui, quindi in realtà mi sono usciti 2 top player, ma purtroppo l'unico è doppione. E per fortuna, nel video dove festeggiavamo proprio i 3 anni del canale, ragazzi, abbiamo trovato almeno l'invincibile, che è la card più rara, perché ne esce una ogni 35 bustine per quanto riguarda le card quelle numerate, quindi con la numerazione che arriva fino a 471. Ovviamente, ragazzi, nemmeno a dirlo, limited e dietro niente, e da altre parti niente, perché né momentum e né firmate per il momento. Però ragazzi, tranquilli, perché io voglio continuare a spacchettare, quindi speriamo, dai, di trovare qualcosa. Ma quanti doppioni ho trovato? Quindi ragazzi, questo era il resoconto, e questi sono i 3 mazzetti di doppioni che ancora mi devo ordinare, perché qui abbiamo aperto il box intero, qua era mezzo box, qui altro mezzo box, quindi ora le devo fondere insieme. Ma questi sono tutti i doppioni che ho trovato, che tutto sommato non sono nemmeno tantissimi. Sì, sono un po' in 4 box, dai, secondo me
più o meno ci possiamo stare. Magari qui in sovraimpressione vi scrivo le card che mi mancano dopo i 4 box e il numero di doppioni. Detto questo, ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti voi a che punto siete della collezione, se avete spacchettato di più, di meno, se siete stati più fortunati, meno fortunati, perché ragazzi, a volte è solo questione di fortuna al di là di quanto si spacchetti, perché avete visto, io su 4 box ho trovato un top player solo, perché l'altro, diciamo, era doppione e un invincibile. Magari voi con 5 bustine potete trovare anche, non lo so, 2 top player, perché comunque, ragazzi, è anche questione di fortuna. Detto questo, a me non resta che ringraziarvi, soprattutto voi che come sempre arrivate alla fine del video, e io vi auguro buona giornata. E a voi che siete arrivati alla fine del video, vi auguro una super super fortuna nei prossimi spacchettamenti.